tecnologie, di investire in ricerca nelle nostre università, nei nostri giovani, e se lo facciamo adesso, fra qualche anno esporteremo questi prodotti, questa tecnologia. Se non lo facciamo noi, fra qualche anno saremo costretti a importarle a pagare. Pagare quello che importeremo e pagare quello che dovremo smantellare. Quindi siamo al vostro fianco, l'Italia dei Valori ha depositato dei progetti anche in questo senso, e finita la lobby del nucleare si è scatenata subito immediatamente quella del carbone. Dobbiamo dire no a queste speculazioni a breve che sfruttano territori dall'origine, da dove si coltiva il carbone, alla fine dove si consuma. Sono fonti che si chiudono, spariscono, la terra si impoverisce. Voi mi direte anche il gas, ce n'è un po' di più. Col tempo dobbiamo lavorare esclusivamente sulle fonti rinnovabili. Dobbiamo imparare a dire che i rifiuti non esistono più, perché quello che la terra dà o la usiamo bene o a un certo punto non ci sarà più. Questo dobbiamo fare. E grazie a voi, grazie a chi invece ci rimette il tempo, la giornata, non ha nessun interesse se non quello di pensare ai propri figli e al proprio futuro, perché attraverso questi nuclei dove si fanno battaglie che si riesce a livello nazionale e internazionale a vincerle. Quindi grazie, l'Italia Valori c'è, la Camera ci sarò sempre, e se mi chiamerete io sarò qui al vostro fianco con l'Italia dei Valori. Grazie. Onorevole, ha fatto bene a ricordare che noi siamo qui, siamo a una delegazione di Rossano. Come ben sapete, Rossano sta rischiando di vedersi convertita la centrale di olio combustibile a carbone, per cui saremmo veramente circondati. Ricordiamo anche che le polveri sottili non verrebbero assorbite solo da saline, ma si estendono attorno per un raggio di circa 50 km, per cui la centrale a carbone di Saline è un problema di tutti, non solo della Calabria ma dell'Italia intera comunque. E poi vedremo l'intervento, ci sono vari interventi, poi vi farete veramente un'opinione e sono certa che vi convincerete. Allora, il prossimo intervento è del consigliere provinciale Zavettieri. Grazie. Buongiorno. Non sapete quello che dovrò dire, quindi aspettate ad applaudire. La mia presenza qui ovviamente testimonia la mia contrarietà assoluta alla costruzione della centrale a carbone. È una posizione che ho a livello personale, anche se condivisa dalla larga maggioranza del Consiglio Provinciale, quindi di maggioranza e di opposizione, però la testimonio perché sono abitante di una cittadina, Bova Marina, a 20 km da questo sito. È sotto gli occhi di tutti che questo sito dovrebbe avere uno sviluppo di tipo turistico e non quello mirato allo sviluppo con il carbone, per cui la regione dovrebbe essere propositiva, perché non si può dire no senza proporre alternative. Quindi la regione dovrebbe pensare a uno sviluppo turistico, magari creando un grande polo turistico partendo dal porto di Saline. Quindi questa non è una proposta ma è uno stimolo, un invito che io faccio agli amministratori regionali, che dovrebbero intervenire in merito. Ovviamente ribadisco, la posizione è svincolata da logiche di schieramento, per cui a livello personale non dico neanche il partito con cui sono stato candidato e poi eletto, e l'ha fatto l'onorevole, ma l'onorevole viene da lontano, quindi è giusto che esatto. Vabbè, il tema del bergamotto è stato trattato anche da me personalmente, per cui lo rinvio a un'altra seduta. Vi dico solo che propongo, ma penso che sia stato già fatto in passato, un referendum popolare che coinvolga quantomeno i comuni tra Motta San Giovanni e Brancaleone, quindi l'area grecanica in senso esteso, in cui i cittadini in ogni comune si debbano pronunciare se sono favorevoli o contrari a questa centrale. Io immagino già l'esito. Mi dispiace che oggi ci sia una scarsa presenza istituzionale e non molto nutrita, quasi scarsa presenza dei cittadini, che evidentemente è un presidio, però era auspicabile una presenza massiccia, visto che è già una buona manifestazione, che comunque non vuol dire che non fa passare il messaggio in modo efficace, perché la battaglia è pienamente condivisa. E sono qui anche per fare una proposta
che non è una proposta ma è un annuncio rispetto a un bando che in queste ore sta uscendo dal sito della provincia, quindi non so se oggi oppure dopo questo fine settimana sarà ufficializzata la provincia, in cui il bando provinciale previsto dal settore ambiente prevede un concorso di idee per la realizzazione del waterfront, tra il porto di Saline e il Capo Riace, diciamo, e la parte, diciamo, circa una fascia di 15 km. Questo concorso, la peculiarità di questo concorso di idee è che non è limitato solo a produrre l'idea, ma l'idea che prevede l'intervento di tutti gli attori internazionali, perché il concorso internazionale deve essere retta anche dalla proposta di finanziamento, l'autofinanziabilità di questo progetto. Perché dobbiamo ragionare anche nell'ottica dell'area metropolitana, dobbiamo ragionare nell'ottica di un sistema del Mediterraneo, non possiamo confinarci solamente a consentire alle lobby poi di acquistare, di fare in modo di avere della gente che va, e va le truppe cammellate che vadano a votare e a dire sì senza sapere nemmeno di quello che parlano. Su questa cosa credo che ci vuole la massima informazione, è importante questo presidio, questo sit-in, è importante che la cittadinanza e le istituzioni facciano rete e portano avanti questo messaggio, che è quello di volere un futuro, una speranza, il vero sviluppo, e dire no alle lobby che vogliono saccheggiare e negare e affossare questa terra. Grazie. Grazie. E allora adesso continuiamo con i sindaci dell'area Grecanica. È il sindaco Tolitano di Palizzi. Ricordiamo che si sono espressi per il no. Bagalati e il comune di Condofuri. Ci è stato chiesto perché a qualcuno di noi perché mancano gli altri sindaci. Noi lo chiederemo all'Associazione dei Comuni dell'area Grecanica. Chiederemo un incontro in maniera tale che i comuni dell'area Grecanica si esprimano. Abbiamo scelto la strada che ci è stata indicata anche dall'Europa. Centinaia di milioni sono su questo territorio per fare rete ecologica, per fare sviluppo di turismo naturalistico e quant'altro, di ospitalità diffusa. Questo è lo sviluppo che noi pensiamo, questa è la qualità della vita che vogliamo. Oggi siamo qui a nome nostro, ma anche a nome dei nostri figli. Grazie. Allora, dobbiamo sostenere le persone che interverranno di vi ringrazio. Adesso la parola la diamo a Ciccio Demetrio, poeta, noto poeta meritese, che ci leggerà una poesia. Comuni, blocchiamo le cose, alla provincia, alla regione. Questi bizantinismi bloccano lo sviluppo. Fateci fare le centrali, fateci fare Porto Tolle, già che siamo anche in collegamento con Porto Tolle, perché per questi signori bloccano lo sviluppo le volontà popolari, non quella schifezza che vi hanno passato qua 30 anni fa e che ancora è lì, stato di abbandono ed è tossica, non la schifezza che hanno messo a noi sulla spiaggia con due torri d'amianto da 100 metri, non la zona industriale di Crotone che è un ammasso di scorie tossiche. Queste non bloccano lo sviluppo, sono i bizantinismi, sono le nostre volontà popolari che secondo questi signori bloccano lo sviluppo. E voglio semplicemente chiudere con una cosa. Intanto sono d'accordo con chi ha espresso delle perplessità sul referendum per un semplice motivo: noi cittadini semplici con quali mezzi andiamo ad affrontare un referendum? Con quali mezzi andiamo a fare pubblicità? Che cosa abbiamo da offrire? Che cosa abbiamo da offrire se non i nostri corpi da piazzare sulle strade per bloccare queste cose? E la Repower, l'Enel, che cosa ha da offrire se noi andiamo a fare un referendum? Stiamo attenti, perché non sempre il referendum significa democrazia. Per vincere un referendum importante come quello dell'acqua abbiamo dovuto sudare, 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 e si parlava dell'acqua. Immaginate se noi facciamo un referendum con gente che viene a dire votami che ti do il posto di lavoro, quanti di noi sarebbero disposti a dire no? Con la fame che ci stanno facendo fare, con la crisi alle porte, quanti di noi? Quindi stiamo attenti. L'ultima cosa la voglio dire con l'amico Dario, che ho visto da qualche parte stava facendo la foto. Abbiamo fatto una piccola indagine qualche tempo fa proprio sulla 6 Saline Energie Ioniche, e poi è uscito il fatto della Repower, qui
ci sono anche i cittadini della Svizzera. Praticamente dovete sapere che tramite le scatole cinesi che fanno questa società, la Repower controlla anche buona parte dei rifiuti dell'Emilia Romagna. Guardate, faccio questa cosa qui tra virgolette per drammatizzare, diciamo per ridere e per non piangere. Siccome queste holding si attrezzano per fare di tutto e per lucrare veramente su tutto, questi signori in Emilia Romagna, in una città come Bologna, quindi non esattamente Saline Ionico, Rossano Calabro, No, c'è anche Bologna, perché l'ho verificato di persona. In una città come Bologna, questi signori qui gestiscono i rifiuti, gestiscono l'acqua e gestiscono gli inceneritori. Gli inceneritori che sono praticamente delle centrali a carbone, soltanto che al posto di avere del combustibile fossile ci mettono la nostra monnezza. Allora, siccome questi signori non sono sprovveduti e sanno esattamente che cosa produce un inceneritore, hanno ben pensato, e questa qui è una chicca, di attrezzarsi e hanno fatto le onoranze funebri. Questi signori gestiscono la monnezza e le onoranze funebri, è sempre la stessa azienda che vi vuole fare la fabbrica di morte qua dietro. Ridiamoci per non piangere. Aspetta, no, perché devo concludere questa cosa. Allora, no. E solo per dire che RSPA, che è partecipata di SEI, è la seconda multi-utility italiana, che spende le scuole per parlare di... Un anno fa è stato aperto una investigazione contro antitrust, contro Repower. Quindi fanno delle attività illegali. C'è una energia di criminalità. Criminalità non soltanto all'interno o al livello economico, è anche una energia criminalità di offendere l'ambiente, di offendere la popolazione, di offendere la democrazia. In Calabria la regione, la provincia, il governo, la giunta, il piano energetico hanno chiaramente detto no al carbone. La Repower cerca modi di non accettare questo, di fare in un modo di poter andare avanti con il loro obiettivo di fare lucro, di fare profitto. E questo la popolazione svizzera e la popolazione grigionese non ama tanto. Quindi, siccome il governo del Grigione è non solo rappresentato nel consiglio amministrativo di Repower, ma è proprietario proprio di Repower, quindi anche della SEI a 46%, la ditta Repower non è una ditta privata, appartiene a 80% al settore pubblico, quindi la metà dei cantoni svizzeri hanno azioni nella Repower.